È stato il giorno del Presidente, una giornata storica per Sant'Anna di Stazzema che ha accolto la visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, salito nel borgo dell'eccidio nazifascista per celebrare il 50° anniversario del conferimento al Comune di Stazzema della Medaglia d'Oro al Valor Militare, avvenuto il 28 febbraio del 70. Al suo arrivo il Capo dello Stato ha preso parte alla deposizione di una corona di alloro sulla piazza della Chiesa, al cippo che commemora i caduti della strage, poi la visita al Museo Storico della Resistenza, accompagnato dal sindaco Maurizio Verona, dai rappresentanti di provincia e regione e dal superstite Enrico Pieri. Non c'è stata invece la visita al monumento ossario, come fecero invece i suoi predecessori Napolitano, Ciampi, Scalfaro e Pertini nelle loro visite. L'orazione ufficiale è stata ospitata nella nuova fabbrica dei diritti, appena allestita e terminata. Mattarella ha ricordato anche i civili insigniti della medaglia d'oro, come Don Fiore Menguzzo, Don Innocenzo Lazzari, Jenny Marsili e altre vittime e allo stesso tempo eroi dell'eccidio del 12 agosto del 44. In questi ricordi, qui a Sant'Anna di Stazzema, si trova una radice della Repubblica. Qui a Sant'Anna di Stazzema si avverte il significato più profondo del nostro continuare a far memoria, perché la memoria è un dovere, rappresenta un valore di umanità, costituisce patrimonio della comunità. Il tempo può attenuare il dolore, può allontanare lo strazio degli orrori più indicibili, ma non possiamo consentire che le coscienze si addormentino, che le intelligenze smettano di produrre anticorpi al virus della violenza e dell'odio. Per questo il primo ringraziamento va proprio alla comunità di Stazzema e la Repubblica le rinnova la sua solidarietà. Quella medaglia d'oro di 50 anni fa è un segno di riconoscenza per quel che è stato fatto negli anni della ricostruzione e della libertà riconquistata e per quel che continuate a fare. Nella fabbrica dei diritti è stata allestita un'esposizione per la commemorazione dei 50 anni dal conferimento della medaglia d'oro, descrivendo Sant'Anna come un luogo di memoria e di riflessione, una storia affacciata sul futuro.